Le sorprese che inseriamo nella nostra storia sono fan service? Io sono Andrea Viscusi e qui su Story Doctor mi occupo di storie e di scrittura. In questo video del dizionario di sceneggiatura moderna parliamo di easter egg. E questo è un video che sto facendo in risposta a una domanda che mi è stata fatta sul video della prima stagione del dizionario di sceneggiatura moderna, in cui parlavo del fanservice. E la domanda non mi ricordo se mi è stata fatta sui commenti di YouTube o su Facebook, comunque insomma qualcuno me l'ha chiesto, ovvero se gli easter egg fossero fanservice. E insomma è una domanda interessante, secondo me vale la pena spenderci un 10 minuti per parlare di questa cosa. Intanto ovviamente parliamo di che cosa sono gli easter egg. Gli easter egg sono le uova di Pasqua, però non le uova di Pasqua come le intendiamo noi, l'uovo di cioccolata, ma sono le uova di Pasqua, quelle che nella tradizione anglosassone si fa appunto la mattina di Pasqua, questa caccia al tesoro delle uova nascoste in casa, in giardino, questa cosa qua. E quindi appunto sono delle piccole sorprese nascoste di cui uno va alla ricerca e le trova ed è contento. Quindi easter egg, il concetto è questo. Applicato a livello di una storia, gli easter egg sono tutte quelle piccole sorpresine, di quei piccoli richiami, piccole citazioni, piccole cose inserite all'interno della storia e che un lettore, uno spettatore attento può cogliere e appunto esserne contento perché ha trovato questa piccola sorpresa. Quindi sono degli elementi inseriti un po' nascosti, nel senso che non sono portati in evidenza, nel senso fanno parte di quella che è la narrazione e la narrazione scorre come se fosse insomma, una cosa che vediamo passare veloce dal finestrino mentre siamo in treno, che se siamo attenti ce ne accorgiamo, ma se non sappiamo dove guardare non ci facciamo caso. Quindi quello che diciamo si chiama come easter egg è più o meno questa cosa qua. E appunto qual è il legame o la relazione tra easter egg e fanservice? Perché quando abbiamo parlato di fanservice abbiamo parlato di una cosa che è potenzialmente pericolosa per uno scrittore, per una storia, ovvero costruire una storia sulle basi del fanservice. E gli easter egg in un certo senso sono un po' sovrapponibili al fanservice, perché molto spesso l'easter egg è qualcosa che viene inserito a beneficio dei fan o comunque del pubblico, sperando che il pubblico colga, riconosca certi elementi e dica: oh guarda carino, ho trovato questa cosa. Quindi ha qualcosa ovviamente affine al fanservice, perché è una cosa fatta per i fan, però non solo, perché in realtà gli easter egg sono qualcosa di più sottile e forse anche più personale, ovvero che si può parlare di easter egg anche di cose inserite dall'autore di una storia per il proprio piacere, diciamo, ovvero che non siano delle cose che devono necessariamente essere colte da un lettore o da uno spettatore, ma che l'autore, un po' per suo senso poetico in un certo senso, no? Gli piace che nella sua storia ci sia un certo richiamo a qualcosa e lui in prima persona ne è soddisfatto di questa piccola citazione. Poi ovviamente lettori, spettatori attenti che hanno magari gli stessi riferimenti culturali o conoscono la storia degli altri lavori di questo autore, allora li possono cogliere. E questa è una cosa che troviamo molto spesso in tantissimi film, no? Quando ci sono soprattutto film di uno stesso autore, magari uno stesso scrittore, uno stesso regista, che a volte inserisce dei piccoli elementi ricorrenti perché è una cosa magari che lo caratterizza anche, quindi cose che non hanno a che fare strettamente con la storia e che non pilotano la storia da nessuna parte. Quindi la differenza che possiamo trovare tra easter egg e fanservice soprattutto è questa. Il fanservice è qualcosa che viene concepito proprio come un punto di arrivo della storia, cioè nel senso io costruisco la storia in modo che a un certo punto possa inserire questo elemento che farà contenti i miei fan. Quindi ne abbiamo parlato insomma nel video dedicato, però in tanti casi troviamo delle storie che vengono deviate proprio per andare incontro ai fan. Gli easter egg invece è una cosa che è così marginale e deve esserlo per sua natura, perché deve essere qualcosa di nascosto, che la storia non può e non deve andare in quella direzione. Anzi, se l'easter egg rimane un po' nascosto e nessuno se ne accorge, se non è davvero tanto 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 coinvolto nel testo, è anche meglio. Cioè è proprio la natura dell'easter egg quello di non essere evidente, e quindi l'autore che vuole inserire un easter egg spesso lo fa
non tanto perché l'easter egg sia trovato, ma per poter dire che quella cosa è presente e si trova lì. Ora, gli esempi se ne possono trovare tanti, poi come sempre se andate su TV Tropes, che insomma è pieno di questi concetti e di questi riferimenti, anche se a volte è un po' dispersivo, trovate centinaia di esempi. Io faccio un esempio personale per farvi vedere come io intendo gli easter egg e praticamente mi è capitato di lavorare in contemporanea su due progetti che erano tutte e due con Mosca Bianca Edizioni, e insomma ne ho parlato anche qui sul canale. Stavo scrivendo Diario dal Tempo Profondo, che è questo libro illustrato sui mammiferi preistorici, e contemporaneamente stavo lavorando all'editing di Non muoiono le api, il romanzo di Natalia Guerrieri, che tra l'altro sempre qui sul canale trovate anche l'intervista confronto che abbiamo fatto autrice versus editor. E quindi avevo, diciamo, in contemporanea questi due progetti aperti. E siccome appunto c'erano delle affinità tematiche tra le due cose, o comunque mi piaceva creare questo tipo di legame, a un certo punto nella storia di Dario al Tempo Profondo salta fuori la frase "non muoiono le api". Salta fuori perché appunto in Dario al Tempo Profondo ci sono un team di scienziati che stanno cercando di raccogliere dati per preservare gli ecosistemi, qualcosa del genere, e quindi il fatto che studiassero gli insetti e qualcuno pronunci la frase, o comunque inserisca in un discorso la frase "non muoiono le api", è coerente. Quindi, nel senso, non è una cosa costruita artificiosamente in modo che non, insomma, in modo che venga fuori questo elemento a discapito di tutto il resto. Quindi è organicamente inserita nel testo, aveva senso che ci fosse, ma dall'altra parte non è così evidente che attira l'attenzione se uno non sa che cosa sta cercando. E d'altra parte, anche se uno non lo sta cercando e non lo nota, non fa niente, perché io non l'ho inserito perché fosse notato, ma soltanto perché, come diciamo mio appunto senso di connessione olistica tra tutto quello che faccio, mi piaceva inserire questa piccola citazione perché ne avevo l'occasione. Ma io lo faccio molto spesso, io inserisco spesso easter egg sia nelle mie, appunto, in quello che scrivo, come riferimenti incrociati tra miei racconti, ma oppure anche a elementi esterni, quindi piccole citazioni da altre opere, ma in realtà lo faccio anche qui nei video sul canale, quindi troverete spesso easter egg se siete attenti. Ma se non siete attenti, non li trovate, va bene lo stesso, perché io non lo faccio necessariamente perché vengano scoperti. Nel momento in cui sono scoperti, sono contento che qualcuno se ne sia accorto, ma mi piace farlo a me, appunto, per dare questo senso di interconnessione completa tra tutto quello che faccio. Quindi ecco, l'easter egg è un po' questo, e non è necessariamente fanservice, poi può diventare fanservice, diciamo, ci sono dei livelli appunto di sovrapponibilità tra le due cose, tra i due concetti, però non è necessariamente qualcosa che soddisfa la stessa esigenza. A mio avviso l'easter egg è qualcosa che l'autore fa più per se stesso, o diciamo per la sua piccola ricerca, o comunque la sua personale soddisfazione, mentre il fanservice è qualcosa che è dedicato espressamente al pubblico e che intercetta le necessità del pubblico, mentre l'easter egg invece non è concepito con questo scopo. Anche il fatto che io appunto abbia messo quella frasettina, il titolo dell'altro libro, all'interno della mia storia non fa contento nessuno, nel senso, non è che ci sarà gente che, avendo letto quella cosa, dirà "oh sì, adesso sì che lo compro perché c'è questa cosa che mi interessa". Non c'entra niente. Quindi appunto non è fatto qualcosa a beneficio e a, diciamo, per assecondare il pubblico, ma soltanto per il mio personale gusto di mettere in connessione tutto quello che faccio. Quindi questa era il mio excursus sull'easter egg, e soprattutto sulla differenza di scopo più che di metodo tra easter egg e fanservice. Spero che vi sia utile, come tutti gli altri video qui di Edizione Sceneggiatura Moderna, quindi magari andatevi a recuperare sia video di questa stagione 2, sia quelli della prima stagione del Dizionario Sceneggiatura Moderna. Andate avanti a raffica con gli esempi di easter egg che trovate molto spesso, poi nei videogiochi sono una manna di easter egg, lì hanno il termine assunto anche un senso un po' differente, però sostanzialmente un po' la stessa cosa, e quindi ce ne sono davvero centinaia, in questo caso forse migliaia, perché l'easter egg può essere davvero una parola inserita da qualche parte e è sufficiente a
a creare appunto il caso di cui parlare. Quindi di questi ne troviamo davvero tantissimi, ne possiamo parlare qui nei commenti o potete divertirvi a cercarli magari adesso che avete l'idea in testa, cercarli nelle storie, nei film che vedrete, leggerete da qui in poi. A questo punto, come sempre, vi ricordo di iscrivervi qui a Story Doctor e attivatevi le notifiche, condividete i video, mettete i like, diffondeteli qua e là dove vi possa sembrare interessante portare avanti questi argomenti. E io vi ringrazio come sempre per avermi seguito e ci vediamo presto qua su Story Doctor.